mamma, presentiamo ai telespettatori due bellissimi cani eroi. È proprio così, Kira e Tyson. Sono arrivati con l'unità cinofila della polizia di Malpensa e diamo quindi il benvenuto al vice sovrintendente Erasmo Terella, lui è Tyson. Buongiorno. Mentre con il capo coordinatore Donato Colaleo abbiamo Kira. Loro sono cani eroi. Sì, sono cani antiesplosivo, ricercano armi ed esplosivi e noi lavoriamo soprattutto in aeroporto a Malpensa. E il nostro Tyson ha recentemente sventato un crimine importante. Eravamo stati contattati dalla Digos di Varese per effettuare delle perquisizioni in un complesso a Gallarate, dove si presumeva venissero nascoste delle armi. E quindi siamo stati chiamati, abbiamo fatto questa perquisizione e siamo riusciti a trovare un elevato numero di armi e di munizioni. Sei stato tu, Tyson! Allora sei proprio un bravo eroe. Ma quanti anni ha Tyson? Lui ad aprile ha fatto 10 anni. E quindi non sei più giovanissimo, però fino a che età saremo in servizio? Allora, lui adesso è stato avviato alla riforma, perché di solito è arrivato intorno ai 10 anni e gli facciamo godere comunque il meritato riposo. Ed è questo il caso di una meravigliosa cagnolona? Sì, che è Kira. Eccola qui. E Kira, come vedete anche dalla posizione, è in pensione da circa un annetto e mezzo. E infatti, attenzione per i nostri telespettatori, non indossa l'uniforme, perché Tyson, come vedete, ha questa meravigliosa pettorina con la scritta polizia. Lei è in borghese. Lei è in borghese, adesso vive nella mia abitazione, passa la gran parte della giornata in questa maniera, ma se lo merita anche fondamentalmente. Quanti anni ha Kira? Kira adesso ha 12 anni e mezzo ed è da circa un anno appunto in pensione. Loro sono cani eroi, ci salvano la vita, si occupano di pubblica sicurezza, però sono anche e soprattutto cani che, come ogni altro quattro zampe, hanno diritto di avere tanto amore, di avere una famiglia, e la polizia, così come le altre forze dell'ordine, regalano loro tutto questo. E quindi quando vanno in pensione finiscono di godersi i loro anni su un divano, sul tappeto, tra le coccole di chi è stato il loro compagno di servizio. Perfetto, sì, esatto. E voi avete riunito le immagini più belle dei vostri cani all'opera in questo libro che, Stella, credo ti piacerà moltissimo. Sì, questo Cani Eroi è un libro che è stato appunto pubblicato, edito dalla Zecca Poligrafica dello Stato, dove sono state raccolte le storie di 10 cani poliziotti principalmente. Sono bellissime storie. Una principessa in aeroporto. Esatto, esatto. E lei è la protagonista. Certo, perché in realtà poi il rapporto che si sviluppa diventa come un po' quello padre-figlio, quindi certo. Come solitamente chiamiamo principesse i nostri figli, diventa anche lei fondamentalmente una principessa per me. Lei è stata tanto adoperata anche all'interno di altri settori, come per esempio quello sociale, quindi all'interno di ospedali. Pensate quante cose meravigliose i nostri cani fanno per noi, e guardi, c'è chi si permette di trattarli male, di maltrattarli, esatto. Di abbandonarli, non voglio andare oltre. Beh, principessa, complimenti. Allora, facciamo vedere questo certo. Libro, è possibile acquistarlo per sì, i nostri telespettatori? È possibile attraverso il sito della Polizia di Stato. Che quindi è l'indirizzo, lo vediamo magari in sovrimpressione. Chiunque può scrivere ed acquistarlo online. Esatto. Io consiglio veramente a tutti di acquistare questo libro, anche perché si tratta di un'azione con un secondo risultato, quello di aiutare i figli dei poliziotti che sono affetti da gravi patologie. Allora io non posso che ringraziare l'unità cinofila della Polizia di Malpensa, i loro meravigliosi cagnoloni, li ringrazio anche a nome vostro, perché chi si occupa tutti i giorni della nostra salute e della nostra sicurezza davvero merita tutta la nostra gratitudine.